Buonasera a tutti. Il tema di questo incontro è corruzione nelle istituzioni pubbliche, o meglio lotta alla corruzione, e l'idea è quella di fare anche un paragone, un raffronto tra quella che è la realtà italiana e quella del Regno Unito. Ringrazio per avermi invitato e per cogliere, diciamo, questa ulteriore occasione di riflessione sul tema della corruzione e in questa, diciamo, comparazione fra la situazione italiana e la situazione inglese. Io non mi sono occupato soltanto di mafia, o meglio, mi sono occupato di mafia soprattutto su il versante che può essere appunto utile per la riflessione nostra di oggi, sul versante della relazione fra sistema, diciamo, criminale, cioè poteri criminali e poteri legali, cioè la relazione quindi con la politica e la classe dirigente del nostro paese. Io credo che da questo punto di vista l'Italia sia stato nel panorama, e sia tutt'oggi, non ne siamo usciti, nel panorama delle democrazie occidentali avanzate una anomalia. Allora, qual è il problema che noi abbiamo in Italia, abbiamo avuto storicamente e che continuiamo ad avere? Che si è determinato un legame stabile fra classe dirigente, rispetto al quale la corruzione politica è tutto sommato soltanto il frutto di un sistema nel quale l'illegalità ha favorito appunto questo processo di integrazione, per cui la classe dirigente ha mantenuto storicamente questi legami stabili con, potremmo dire, le elite criminali del paese, e che ha fatto sì che paradossalmente nel processo di sviluppo del nostro paese l'illegalità costituisce la componente. Oggi c'è una corruzione diffusa capillarmente nei luoghi più svariati, dalle articolazioni statali a quelle degli enti locali, dove la corruzione non è neanche organizzata, ma è semplicemente, come dire, diffusa in modo anarchico, ma contemporaneamente sistematico, cioè totale. Comunque è un dato di fatto simbolico significativo che l'Italia ha bisogno di una legislazione anticorruzione da anni. La politica non è stata mai capace di farla, è stato necessario un governo di tecnici per varare una legge anticorruzione, che rivela ancora una volta la profonda crisi della politica italiana in questo momento. Era un onore per me e per noi tutti di sentire un uomo che ha il coraggio di fare qualcosa ed è, come lei ha detto, di agire. Grazie tanti. Passo per l'ultima parola, per la conclusione, a Manfredi. Un grazie a tutti voi per le domande e gli interventi che avete fatto, sicuramente molto stimolanti, che hanno contribuito a rendere molto interessante il tutto, e ovviamente soprattutto un grazie al dottor Ingroia per essere venuto qui a Londra questa sera con noi. Se posso, è un auspicio, ma credo che è qualcosa che molti di noi condividano. Ecco, sicuramente in Guatemala c'è tantissimo che lei potrà fare, ma io credo che forse in Italia c'è ancora bisogno di persone come lei in prima fila.